calcio, che il calcio comunque, io ancora penso che scherzavo quando ho detto il fatto dell'Inter, io dicevo veramente, non ho scherzato, 5 maggi, io dicevo veramente, non dico uno scherzo. E quindi il calcio è una cosa che tira sempre, l'informazione è giusto che ci sia, però è giusto che ci siano anche dei prodotti locali, anche perché così si valorizzano poi i talenti. Noi abbiamo visto prima di Dino La Cecilia, Fabio Conticelli. Allora, se come hanno ereditato, diciamo, il discorso teatrale, che noi siamo stati un po' i pionieri, perché noi abbiamo cominciato a fare teatro quando il senza, teatro... Però per me, senza un po', siete stati i pionieri. Sì, diciamo, se non noi, non parlo solo di noi, noi, a Passatel, Marchetti, che stasera non c'è, che mi saluta, lui sta fuori, solo sarebbe stato presente pure lui. Dino Cea, Michele Pellicano, tutta gente che ha cominciato quando il teatro non era seguito come oggi. Quindi grazie a questi gruppi storici che il teatro oggi, credete che trovare un posto in un teatro il sabato o la domenica è impossibile. Teatro e pizzeria sono sempre pieni. Allora, che è una cosa che a me piace molto, a me piace veramente. Allora, questa rivalità tra i due gruppi era una sana rivalità. Sapete qual è la dimostrazione? Sono passati 40 anni, stiamo qua tutti e due i gruppi, stiamo qua ancora, ci siamo sempre stimati, ognuno ha fatto la sua strada, siamo amici. Quando li chiamo non mi fanno un secondo, non mi chiedo neanche perché, sì. Allora stasera noi siamo pronti a divertirci, a tornare indietro nel stasera tempo. Maggior ragione, ricordiamolo, perché è una serata di solidarietà, di beneficenza, e Foggi, il Foggi, casso Foggi di questa su sera cose, interamente devoluto alla Caritas Diocesana. Numero uno, Foggi, su queste cose numero uno. Foggi ha un cuore immenso in queste circostanze. Allora, Gigetto De Biase, Antonio Lanatro, a titolo di Santi in arte Passarino. Signori, a Passatello! A questo ritorno della Passatella, che è orgogliosa di presentare il suo cabaret. Allora, che stanno in questo di merda, ma io perché ho detto ritorno? Ma tanti di voi che si conoscono si saranno chiesti, ma che fine hanno fatto quelli tre belli uomini che ci hanno fatto passare tanta bellissima tornando alla televisione? Si saranno divisi, avranno litigato, saranno morti. No, signora, no, no, non, non siamo. Noi abbiamo abbiamo semplicemente cavalcato l'onda del successo che ci ha portati nei più grandi teatri del mondo, signore. Ebbene sì, voi ci mangiate scorso a scorso, ma noi siamo stati a New York, noi siamo stati a Londra, noi siamo stati a Parigi. A Lourdes! Stava pure sorda a Lourdes! Ah! Però vi devo dire una cosa, noi dovunque siamo andati, la gente si è sempre divertita. Ci battevi i manoni, ci scattavano un gruppo di risetto! Ma non capivano una parola! Non capivano niente! Perché noi parlavamo fuggendo? Oggi no, oggi stiamo qua. Oggi siete con Caplani Cruci. Ha detto prima Michele, voi capite, no? Che io capo la mia croce, mica mi capo la mia croce da solo. No, è una chiesa. Se io dico una brutta parola, un gruppo. Beh, voi capite, no? Se io vengo in un gruppo, voi che facete? I ricchi te! Va bene, io non voglio stare qua a decantare i nostri successi, ma voglio cominciare a fare questo sketch. E con me ho portato i due più grandi cabarettisti che vi avete mai visto. I compagni miei! Signori, qua, sopra questo palco, state assieme a Gigetto, a Tiglio e Torino, un applauso! A Tiglio e Torino, i più grandi! I compagni miei! A Tiglio e Torino, un applauso! A Tiglio e Torino! A Tiglio e sempre così, quando si è presentato stanno lì, ma va di adesso, nero è che siamo stati a Londra, a Parigi, qua a Londra, lo spettacolo mi fa, a Maria Grazia Barone, a Cattolo, eppure là,
quando so io tu stai 5 bicchieri. Eppure là hanno fatto tardi, ma così tardi che quando sono morto, 3 erano già morti. Scusate, io volevo provare. DJ, oh, sì. DJ, oh, sì. Torino, si dà un applauso. Torino, Torino, eccolo qua. A te mi portato a te, passaggio a Giovanni, scusa. Passaggio a Giovanni. Signori, chiedo scusa, purtroppo. No, esatto, guarda lì, ecco. Ecco, con noi facciamo cabaret. Ma passerello già stretto. Che ce ne frega il mio passerello mentre volevo qua? Se squaccio di corno un bacciano. Che ha fatto che passerello? Quando noi con le mattonine qua. Voi non volete sto pensiero. Ciao tutto. Che pochi capelli di più. Bruttolino, sciatto. Nasce fece di questo. Oh, bella bella. Però signori, sotto queste spalle si nasconde un artista, un grande artista, questo è pittore. Questo scrive poesie e soprattutto si può fare un personaggio che come esso non finisce. Tonino era la nonna! Arte, Tonino era la nonna! Io da morte non faccio la ricchezza perché si avvicinerà ad amore, quindi la ricchezza in Ava, Tonino, proprio più. Signore, Tonino, è alla nonna. Lo scialle. Va, Tonino. È mafraco. Buonasera. Ma che potremmo dirci? Se sono un tempo che mi i vicinanzi, perché abbiamo fatto la guerra, noi abbiamo l'esperienza, abbiamo preso i figli, che ne porca, sono tutti qua. Ma che sbaglia adesso, l'uomo si è sgorrotto veramente. Ma tormenta la mente, come se vanno vestendo, ma sono tristi i maschi. I cavazzini con cavallo tanto vasci, che se me che tanto sanno cacca tutto quando sono. Io non so ci sia ruolo, ma che se chiusi che fai, che io chi veste i figlieri. Che mo quando arrivo a usare, restano tutto quando cacca per da solo. Pagli tu al supermercato una figliera bella ciotta, che bella chiara. Ha detto scusa, ma che te l'ho cortato? Scusa, ma perché ti accomodi? Potresti che ti sposi? Mamma ha detto tutte chandes e la moda a me favore un bolo. Tieni già la crisi che tu accomodi un bolo. Come ti ha fatto? No, ma scusa, ma io sono il carino, ho detto che non voglio fare più, ma è succedo. Eccolo qua, lui, non voglio fare più, perché lui voleva darvi un saggio di quello che sa fare, ma perché si può fare solo la ricchiarella? Questo si può raccontare pure in barzellette. Sì, quelli attivi che con i barzelletti. Se ne ti si può raccontare in barzellette corte, che si faceva diventare l'uomo, una barzelletta di sopra. E sa, si è domandato l'ombo, Tonino. L'ombo qua. L'ombo fino a canto a partenza. Tonino, signori, Tonino e la barzelletta, una bella barzelletta. Stiamo a Napoli, no? Allora, a formità circolare anche in un giorno, a un certo punto, fece. Fammi tutto, che sei una rapina! Una signora che stava a fianco, si è fatta. Quando giovino che forma ha fatto per gli altri, ma credevo che ero contro loro. E non manco di questi, sa c'è che sono freddo, veloce. Ma avevo detto che aveva lontano. E mo, chiamo, guardate che ci devo ascoltare. A te io. Tonino. Tonino, ma che mi chiedi sopra da te, che stiamo in mezzo al pubblico, che non andiamo a portare. E guardate che si... A te io. Ma Tonino, ci va così. Ma tu trovi a Tonino. Basta, tu. Vedi, vedete qua! Ti faccio un cellulare! Un cellulare! Ah, chiamate il cellulare, guarda! Questo costa 1500 euro! Quando è? 2000 euro! Questo qua è un computer.
qua in distrito tutto chiuso. 50.000 euro d'autonomia, 500.000 euro in memoria, internet, WAP, MAP, ZAP, GGL, GSWIL, tutto quello. Tutto quello. La tecnologia proprio. Questo qua. Voi pensate che non ho un telefono così, no? No, perché? E questo telefono qua, per esempio. Tore, io voglio sapere quando vanno i mail a New York. Beh. Io acciacco un buttato. Ho un telefono, mi dice che va quando vanno i mail a New York. Voglio sapere, per esempio, a Piano Sud. Se è venuto Tonino, quel che venne in coccia. Io acciacco un buttato. E ho un telefono, mi dice, se è venuto Tonino, quel che venne in coccia. Un telefono? Sì. Ma cosa è più bello che te ne studi telefono? E che nessuno telefono che tenete voi te, e te, scritto il telefono mio, il suo telefono. Noi qua facciamo un sketch, stiamo una torta, io 3 ore, 5, fine 3 di notte. E 3 di notte. Esci da qua, acciacco un bottone, e un telefono mi dice che ora passaggi il colore da 48 anni. Ma fammi un piacere, a forza. Ma se non c'è neanche i circolari che erano passati, forse non te ne sono un babbo, chiama a te, babbo, chiama a te. Non chiama a te. Chiama a te. Quando è buffo. Ma non sono detto. Quando è buffo. Tre. Tre. Che è? Vedi che prima l'hai picciato. Quanto è picciato? Una telefono 3.000 euro. Quanto è? Quanto è picciato? Tony, questo telefono. Te non fai vedere. Chi getta, sa te? A te. A te, Isabella! Cicci! Oh, tazzo, state là! Tre, tre, quattro! A te! Sei picciato, grazie ma a te! Ma non è quando la lampadina... Ma stanno usando! Voi non potete vedere, ma questo quando la lampadina è che è una brutta terra, vedi? Ma mi ha dato un massaggio! Un massaggio? Sì, un massaggio qua! Ah. Ma fammi vedere! Ma dopo, che significa le battescale? Un telefono lì! Ah, ma ti paghi 5.000 euro! Mamma mia, pure il barzelletto! Batti scala! Batti scala, che significa? Tu spieghi su! Significa che questo è niente, ma sono la stessa cosa! Batti scala significa batteria scala! Batteria scala! Le pigliate, le metti a caricare, dopo che si è caricato, TAN! Puoi chiamare a te! Come? Un marocchino mi ha fregato 12 euro! Ah, mo, 12 euro! E faccio parte telefono! Ma chi mi vuole telefono di me? Chi mi vuole telefono? E mi avrei fatto subito questa cosa! Tu hai fatto un telefono di me! Un telefono di me! Ma chi un telefono? Ma chi mi ha chiesto? Ma perché stai facendo da? Mannaggia la miseria! Perché feci da? No! E che è qui? E quello è un telefono qui! Qual è la cabina telefono? Oh, no, no, Tonino, 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 il gente non lo so me! Guardi, questo è il primo modello, ha sempre funzionato, perché aveva cagnato su consumento! Ma c'è ma non c'è un briega, proprio! Mamma, quanto sarà 30 kg, va! Chiamati, ti manca! Ma che hai chiamami che lei... No, 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 tu PC, tu PC! Mamma mia, mi piace! Va, Tonino, chiamo, chiamo. Aspetta, che tu hai la sindonia. Sì, la sindonia. Apre qui. Vai. Sputo, tu non puoi. Oh. Oh. Che? Tonino. Che? Tonino. Che? Sei dormito. Chi? Ma fa un piacere! Dammi una seccia! Dammi una seccia! Oh, ma dammi una seccia! Che è? Togli, che è? Dammi una seccia! Va, va! Togli! Ma che cazzo di seccia? Va! Togli! Che vecchia qua! Quando pallocci? Quando pallocci di? Un signore! E sono età! I tacchi sono testa! E come? Vabbè! Chiamo, chiamo! E dammi il nome! E ti ha chiamato! Tutti i cellulari che ti ha chiamato! Oh! Scusa, ma tu stai chiamando! Io stavo chiamando! Ma era palanzo, dov'è? Scusa, ma tu non puoi chiamare a Camamori, che ne saggio? E la c'è Camamori? Camamori, chiama Camamori, vai!
Dimmi, perché si facendo tardi? Che qua stanno i cristiani, stanno aspettando. Che è così? Non lo ricordo, se non te il memorizzo sotto de passerillo a te. Mi hai fatto scegliere un menù. Un menù? Un menù? Che è? Che è questo menù? Che è un menù? Che è? A te che sei in seconda posizione. Ha avuto lo Spirito Santo. Quando si fa... Cioè, come sì. Che sei in seconda posizione? Associazione di idee. Associazione di idee. Va ricordato solo. Perché mi sono sentito valore, sì. Ricordato. Sì. Un menù che te ne ricordo. Un menù? È un menù, un ristorante. 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 A Passarilli, ti ha messo in seconda posizione. Io e Passarilli siamo compagni da piccolo piccolo. Siamo cresciuti assieme. E tu te fermi. Adesso sei lungo dritto. E a te, o metti in prima posizione, non no. In prima posizione, metti a Giovanni. A Giovanni, perché la chiave è Giovanni? Perché Giovanni non mancherà, in prima e seconda. Visto che ci sentiamo e ci vediamo,
Perché ne studi? Ma sti cacchie te le... Ma bravo, 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 bravo. Oh, non sento niente. Ne senti più. Taglia la posizione! Tu, attiro, da su, così, amici, amici, amici. Oh, wait a second. Ah, questo è tu. Niente, questo è tu, sempre così, l'avevi detto. Alle 7:30 ci avremmo potuto andare alla ristoro. Non si spero, fino al mondo si spero. Ehi, tu, andate alla lavatrice. Andate alla lavatrice. Alla lavatrice. Scusa, questo non è male. Che ci c'è la lavatrice? Oh, io adesso da ristoro sono la lavatrice. Te. E se ci hai mandato anche su Marenga, tu ti vanno a sanna di me. Oh, amico, ma mi da spiegare chi è sta ristorante che non lo sapeva? Hai capito? Dico, ci siamo a spiegare poi. Ci siamo a mettere un po' con un cucchiere. Ci siamo a mettere un po' con un cucchiere. Ci siamo a mettere un po'. Ha detto che capito? Ci siamo a mettere un po' con un cucchiere. Ha sbagliato una data. Che sciroppo fa se faccio? Che sì, sciroppo fa se faccio. Faccio la te. Allora è un cucchiere. Ma per piacere che te fermassi sta storia, tutti i vecchi che ti faccio un ciacciutto che ti scappo, non va a bagnare tu. A te tu non vedi la mente. No, perché si muove? È che io volevo fare 10 minuti di cabaret per bene. Non si può fare. Che vuoi? Un cabaret non si può fare. Non si può fare, io c'è anche brutto, scusa, è tutta la vita che ci provo qui, tutta la vita, che vuoi un cabaret, si può fare, voglio, si può fare. Perché sei ingazzato? Ah, ha sbagliato, capito? Ha sbagliato, capito? Ha sbagliato, io ha detto che vuoi un cabaret, si può fare. Che te si può fare un cabaret, che te, fatti il tuo dato un cabaret, no, che lui, ma che te, batti. E mo da su che gli fai? Mamma mia, che aiutate! Che vuoi un cabaret si può fare? Siete con voi! Un minuto, ve lo devo rubare per forza. Gli devo far dire una barzelletta. No, no, mi dove, no, mi dove no, 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 c'è una mazza. No, deve dire una barzelletta. No, no. Una, veloce. La cingoma, ti prego, la cingoma, dai. Una sola. Scusa, papà, scusa. Ding dong. E che c'è la pubblicità? Pubblicità. Che passarini? Quella disgraziata di mia moglie. Annato mi ha regalato una mutandina nuova e ogni tanto qualche sente che si muove qualche cosa e che macchia ti ha regalato? Ragno! Ma potremmo andare che sta. Ciao! Gino, Antonio, Attilio, signori, passate! È un messaggio che mi ha detto il comandante di dire: voglio stare attento alle fregature per la strada, in casa e via del genere, siate più vigili. Oh, ma dica che te è stato assente che stretto di corso. Adesso i signori musicisti